Oggi trovo Francesco le condizioni della struttura sanitaria sono veramente preoccupanti. E prima il dottor Lancio, operatore del 118, ci dice che c'è la sola ambulanza della zona della Lobide con il medico e che spesso viene utilizzata anche per altri servizi, oltre che sono ambulanze fatiscenti, i reparti sono ridotti all'osso. Stamattina mi diceva un caro amico che è sottoposto a cure di chemioterapia, che mancano anche i medicinali per poter fare questa cura, e anche inviate, queste cure non possono essere inviate. Così ormai è in tutti i reparti dell'ospedale. L'ortopedia fino a qualche tempo fa era chiusa, adesso piano piano stiamo cercando di riavviarla. Un reparto nevralgico come la radiologia non funziona. La TAC, la sorta di TIC-TAC, perché un giorno funziona e un altro no, e purtroppo le conseguenze sono serie. Da qui non possiamo evidenziare la miopia politica, forse voluta da parte di qualcuno, nell'affossare l'ospedale, un progetto dove ci sono stati sicuramente interessi. L'ospedale di Lopi è stato un riferimento importante con medici operatori di qualità in tutti i reparti, che ci sono ancora oggi, non sono messi in condizioni purtroppo di poter operare. Tutto ciò non è possibile, l'abbiamo detto in questi anni, vogliamo dirlo oggi ai cittadini, noi continueremo questa battaglia, che è una battaglia di civiltà, è una battaglia che non ha un colore politico, è una battaglia che non va a difendere interessi di parte, cioè soggettivi, è una battaglia finalizzata a difendere il territorio, a difendere questa città, a difendere tutta la Lombardia. Noi abbiamo ottenuto, grazie a Francesco Cannizzaro, nella consigliera regionale, un incontro con il ministro Lorenzin e con i sindaci della Lombardia attraverso la sottosegretario Antonio Gentile. Il ministro ha raccolto subito l'invito fatto in quell'occasione, e quella riunione Francesco Cannizzaro anche partecipò al Ministero. Raccolto l'invito fatto di rimandare una ispezione ministeriale, e devo essere sincero, dopo 5 giorni, con sorpresa da parte di tutti, sono arrivati il 18 dicembre gli ispettori, quindi prima di Natale, gli ispettori del Ministero, una task force di persone serie qualificate provenienti da settori importanti del mondo della sanità nazionale. Abbiamo avuto poi un incontro al termine dell'ispezione dopo 2 giorni in prefettura di Reggio Calabria, e già in quell'occasione gli ispettori ministeriali evidenziarono di aver riscontrato una serie di disfunzioni e di anomalie molto gravi. Sono passati 6 mesi, abbiamo sollecitato il competente Ministero della Sanità. Ci dicono che sia stata redatta una relazione molto pesante in merito alla situazione dell'ospedale. Purtroppo nessuno vuole informare i cittadini su quello che gli ispettori hanno riscontrato e scritto. Dice che la relazione è stata inviata da più di 3 mesi alla Regione Calabria per i provvedimenti urgenti e conseguenziali. Ad oggi nessun provvedimento è stato adottato dalla Regione Calabria, dal Presidente della Regione Calabria. C'è un direttore generale che ha fatto il commissario per un anno e mezzo, questo è nominato direttore generale, il dottore Brancati, che continua a prendere in giro i cittadini della Lobide, continua a prendere in giro gli operatori sanitari, continua a farli lavorare in condizioni precarie, continua a non prendere nessun provvedimento serio per rilanciare l'ospedale di Lodi e di conseguenza poi anche la sanità sul territorio. Potrei farvi 10.000 esempi di disfunzioni che ci sono all'interno dell'ospedale, perché in questi anni, avendo frequentato l'ospedale proprio per cercare di capire evidenziare i problemi, partecipato anche al tavolo della prefettura più volte, però non si capisce perché veramente sembra che ci sia un muro davanti a questa problematica che nessuno vuole affrontare seriamente. Dopo lascio gli spazi, lo spazio a chi vuole tranquillamente intervenire, e sono qualcuno che sta già intervenire, per un confronto aperto, per poi lasciare le conclusioni a Francesco, al quale già da ora chiedo, già fatto in altre occasioni, Francesco, chiedo un impegno serio, un impegno
per rispetto del territorio, per l'amicizia che ci lega, per rispetto del territorio che ti ha sostenuto, ti ha deputato al Parlamento nazionale. Noi da qui a qualche ora sapremo che è il nuovo ministro della sanità, e serve un intervento urgente, a mio avviso, ma soprattutto quello che mi sono convinto ormai in questi anni, che i problemi dell'ospedale di Lodi non si risolvono per via ordinaria. Un reparto nevralgico come la radiologia non funziona, la TAC, la fonte di TAC, un giorno funziona, un altro no, e purtroppo le conseguenze sono serie. Da qui non possiamo evidenziare la miopia politica, forse voluta da parte di qualcuno, nell'affossare l'ospedale, un progetto dove ci sono stati sicuramente interessi, dove l'ospedale di Lodi è stato un riferimento importante con medici, operatori di qualità in tutti i reparti, che cioè ancora oggi non sono messi in condizioni purtroppo di poter operare. Tutto ciò non è possibile, l'abbiamo detto in questi anni, mi rivolgo ai cittadini, noi continueremo questa battaglia, che è una battaglia di civiltà, una battaglia che non ha un colore politico, è una battaglia che non va a difendere gli interessi di parte, cioè soggettivi, è una battaglia finalizzata a difendere il territorio, a difendere questa città, a difendere tutta la Lombardia. Noi abbiamo ottenuto, grazie a Francesco Cagnazzaro, nella consigliera regionale, un incontro con il ministro Lorenzini e con i sindaci della Lombardia, attraverso me con il sottosegretario di Argentina. Il ministro ha raccolto subito l'invito fatto in quell'occasione, e per la riunione Francesco Vergara neanche partecipò al ministero, ha raccolto l'invito fatto di mandare una ispezione ministeriale, dove, essere sincero, dopo 5 giorni, con sorpresa da parte di tutti, sono arrivati il 18 dicembre gli ispettori, quindi prima di Natale, gli ispettori del ministero, una vasta forza di persone serie, qualificate, provenienti da settori importanti del mondo della sanità nazionale. Abbiamo avuto poi un incontro al termine dell'ispezione dopo 2 giorni in prefettura Reggio Calabria, e già in quell'occasione gli ispettori ministeriali evidenziavano di aver riscontrato una serie di disfunzioni e di anomalie molto gravi. Sono passati 6 mesi, abbiamo sollecitato il competente Ministero della Sanità, ci dicono che sia stata redatta una relazione molto pesante in merito alla situazione dell'ospedale, purtroppo nessuno vuole informare i cittadini su quello che gli ispettori hanno riscontrato e scritto. Dice che la relazione è stata inviata da più di 3 mesi alla Regione Calabria per i provvedimenti urgenti e conseguenziali. Ad oggi nessun provvedimento è stato adottato dalla Regione Calabria, dal Presidente della Regione Calabria. C'è un direttore generale che ha fatto il commissario per un anno e mezzo, questo è un altro direttore generale, il dottor Brancati, che continua a prendere in giro i cittadini della Lombardia, continua a prendere in giro gli operatori sanitari, continua a farli lavorare in condizioni precarie, continua a non prendere nessun provvedimento serio per rilanciare l'ospedale di Lodi e di conseguenza poi anche la sanità sul territorio. Potrei farvi 10.000 esempi di disfunzioni che ci sono all'interno dell'ospedale, anche in questi anni avendo frequentato l'ospedale per cercare di capire quali siano i problemi. Anche giunto anche al tavolo della prefettura più volte, però non si capisce perché veramente sembra che ci sia un muro davanti a questa problematica che nessuno vuole affrontare seriamente. Poi lascio gli spazi, lo spazio a chi vuole tranquillamente intervenire, forse qualcuno ha chiesto già di intervenire, per un confronto aperto, per poi lasciare le conclusioni a Francesco, al quale già da ora chiedo, già fatto in altre occasioni, Francesco, chiedo un impegno serio, un impegno per rispetto del territorio, per l'amicizia che ci lega, per rispetto del territorio che ti ha sostenuto, che ha deputato il Parlamento nazionale. Noi da qui a qualche ora sapremo che è il nuovo ministro della sanità,
e serve un intervento urgente a mio avviso, soprattutto quello che mi sono convinto ormai in questi anni, che i problemi dell'ospedale di Lodi non si risolvono per via ordinaria. L'abbiamo visto perché sono stati banditi i concorsi per primario. Io incontrai il commissario Scura il 9 marzo del 2015, se non ricordo male, o 16, 9 agosto, a Canazzaro, il quale mi disse: domani mattina verranno pubblicati i bandi dei concorsi. Sono passati ormai quasi due anni, dei concorsi non sono stati espletati. Era stato garantito l'arrivo di una risonanza magnetica, sono venuti, hanno preso le misure, hanno visto dove erano metterli, hanno fatto tutto. Risonanza magnetica non l'abbiamo vista. Se leggete i giornali di ieri e di oggi, stanno giocando a ping pong se portare questa risonanza magnetica all'ospedale di Medico o all'ospedale di Lodi. La lotta tra poveri e tra gli anziani, questa è la verità, perché non hanno capito che è necessaria la sanità a Medico, è necessaria e fondamentale la sanità, l'ospedale, un territorio come il nostro, dove siamo distanti geograficamente da ospedali più importanti e qualificati come quello di Reggio Calabria, come quello di Catanzaro, che sono i posti sanitari più vicini a noi. Quindi è una questione di volontà, perché abbiamo anche riscontrato nell'attuale management regionale e provinciale che quando c'è la volontà di realizzare le cose si possono realizzare. Basta vedere quello che è successo a Reggio Calabria, noi siamo contenti di questo, che è stato fatto il reparto di cardiochirurgia che funziona in modo, non dico eccellente, ma in modo ristretto, sicuramente un punto di riferimento importante. Anche lì sono stati fatti investimenti di un certo livello. Non entro nel merito delle polemiche locali su chi si è avvantaggiato e chi è stato punito in merito a questa vicenda della sanità, perché penso sono cose a tutti note, anche alla magistratura, qualcuno pagherà le conseguenze, ma soprattutto qualcuno pagherà le conseguenze politiche di questa situazione. Forse qualcuno l'ha già pagata, altri dovranno pagare, però in ogni caso, indipendentemente da questo, noi dobbiamo continuare a lottare, ed è questo l'impegno che, come lista, come direzione politica che mira a continuare a governare la città, prendiamo questo impegno pubblico che questa battaglia da parte nostra non verrà mai meno. Noi da ieri, da oggi, da domani continueremo, quindi tenete attenti anche dal ruolo che ci va dato dai cittadini, se il governo o opposizione, continuiamo questa battaglia, facciamo per rispetto nei confronti dei cittadini, lo faremo in modo trasparente perché nessuno di noi ha interessi soggettivi all'interno della sanità, perché noi vediamo con un popolo, con la P maiuscola, come quello della Covid, meriti in questo momento una sanità con la S maiuscola. Grazie. Ma non possiamo dire che la colpa della sanità, di questa sanità sulla Lopride, è solo ed esclusivamente, caro Giovanni, caro Francesco, è colpa politica. Non c'è nessun responsabile se non la politica, di destra, di sinistra, di centro, chi vogliamo, ma è una responsabilità politica. Perché non è possibile, caro Giovanni, che chi fino a ieri, oggi, rappresenta la regione, e mi faccio nome e cognome, il consigliere Romeo, che fa tutto in questa provincia, parla della sanità, parla dell'ambiente, porta a passeggio per lui i futuri consiglieri comunali, se non lo saranno. Ancora c'è gente che crede in queste persone, in questi signori, e diceva bene prima il dottore Necita, attenzione, che la gente ormai vota il voto libero, e Lopri è così matura, ed è arrivata una maturità per avere un voto libero, che ritengo, caro dottore Necita, caro Francesco Cannizzaro, Giovanni Calabrese e gli altri candidati consiglieri, il 10 giugno la città voterà, sceglierà con un voto libero, non solo per quello che abbiamo fatto, per quello che potremo fare, ma quello che abbiamo rappresentato all'interno di questa città, nell'ospedale non di Lopride, ma nell'ospedale della Lopride. Perché dall'11 giugno questo manifesto cambierà e non si chiamerà tutto per Lopride, ma si chiamerà tutti per la Lopride.
il riferimento all'ospedale. Perché guardate, c'è gente che si unisce, di destra, di sinistra, di centro, la grande coalizione, i grandi ascoltatori, chi parla delle politiche sociali, chi parla dello sport, mi hanno tolto anche il microfono, chi parla dello sport, ma ancora non parlano della sanità, non parlano perché non possono parlare della sanità, perché hanno candidato a sindaco un medico, che come vi dicevo nei 100 obiettivi, è stato chiuso per questi 30 anni nel 4x4 del suo ufficio, caro Giovanni. Non hanno difeso questo territorio. I sindacati, i sindacalisti, non i sindacati, alcuni sindacalisti, che erano vicino a questa amministrazione, che erano vicino a Giovanni Calabrese, noi questa sera, e ritengo nemmeno l'11 giugno, li vedremo più a difesa di questo ospedale, perché difendono una parte, una problematica, non difendono il diritto del cittadino, che è quello di avere una risposta all'ospedale. Allora diceva bene il dottore Legita sull'organizzazione, su come organizzare, da dove bisogna partire, non abbiamo bisogno solo di medici. Ma chi, dottore Legita, potrà dare questo indirizzo alla politica? Ma sicuramente non questa politica. Chi ha combinato questi guai? Per fortuna noi abbiamo avuto il coraggio, quando governava Scopelliti, a prendere le distanze. Questi signori non hanno avuto il coraggio di prendere le distanze da Romeo, da Oliverio, piuttosto che dal neo assessore regionale di Siderno, che non sappiamo perché è stato nominato, perché non è consigliere regionale, non è consigliere, hanno pescato quando la Roccisano, oggi la Fragomeni, non hanno preso le distanze, hanno raddoppiato, sono andati con loro, si sono messi insieme per non fare, per difendere i propri o il proprio. Non lo voglio dire perché se domani diranno che ho detto qualcosa di cattivo, ma un interesse diverso, che non è quello interesse di tutti. L'interesse di tutti non è l'interesse di tutti. È questo, caro Giovanni, che dobbiamo dire. E dobbiamo uscire fuori dagli schemi. Non rompo il microfono, però. Dobbiamo uscire fuori dagli schemi, perché oggi parliamo di sanità, non parliamo delle buche, non parliamo di dover di chiamare pulito dell'ambiente. Parliamo dell'ospedale di Novi. Chi vi parla ha avuto problemi di salute e è andato fuori, perché ha avuto la possibilità di andare fuori. Mi è andato in un ospedale dove non conosceva nessuno, nessuno, e ha avuto riconosciuti i propri diritti. Come è giusto che sia. Non, io voglio capire perché la politica nostra, la politica regionale piuttosto che la politica della città metropolitana, non riesce a garantire a noi cittadini i nostri diritti, i diritti che parlava prima Domenica, ma possiamo andare a guardare quello che succede all'ospedale, perché oggi, mentre noi qui stiamo parlando, la radiologia, lo sappiamo tutti, lo sanno in pochi, è chiusa. Bisogna andare a Polistena, bisogna portare un paziente a Polistena. E quindi, caro onorevole Cannizzaro, mi hanno tolto il microfono ma ho la voce. Caro onorevole Cannizzaro, se in queste condizioni noi non possiamo più stare. Tu sai benissimo quanta fiducia abbiamo in te, che sei il nostro rappresentante non solo della Locride, ma di tutta la provincia di Reggio Calabria, sei stato votato in questo collegio. Sappiamo da che qui a breve ci sarà un nuovo governo e noi abbiamo il primo impegno. Hai il primo impegno, quello di avere mandare a casa Scura. E questo è un impegno che stasera ti chiediamo e dovrai, anche se sicuramente Forza Italia non appoggerà questo governo fatto da Lega e da i grillini, questo sicuramente il tuo saper fare, la tua abilità e i tuoi rapporti anche con l'onorevole Salvini ci porteranno ad avere risultati. Certo, poi non basta, perché Brancati non lo può cacciare Cannizzaro, non lo può cacciare Calabrese, non lo può cacciare Leone, non lo può cacciare Senato, è un problema poi regionale. Però possiamo farlo noi, lo potremo fare quando, Francesco? Nel 2019, perché nel 2019 saremo di nuovo chiamati a votare, saremo di nuovo chiamati a rinnovare il Consiglio regionale e quindi a riunire le forze buone, le forze positive che noi abbiamo su questo territorio. Perché su questo territorio ci sono anche le forze positive. Non abbiamo di grandi passeggiatori, ti chiedo scusa, leggini, perché abbiamo le nostre intelligenze della Locride.
che dobbiamo sicuramente individuare e premiare. E come diceva bene il dottore Nicita, piuttosto che il dottore, che il professore Scordino, dobbiamo partire dall'organizzazione, dobbiamo partire dai giovani brillanti, che sicuramente potranno cambiare la Calabria. Francesco, anche tu sei un giovane e sei anche brillante, e lo hai anche dimostrato, l'hai dimostrato al Consiglio regionale, lo hai anche dimostrato al Parlamento, all'interno con le tue forze, nel rapporto, nel ruolo che ti daranno, e sicuramente ti daranno un ruolo da qui in questi 5 anni. Noi faremo di tutto per poter rigovernare questa città. Magari abbiamo preso questo impegno con Giovanni e con gli altri, che dal 12 giugno, quando c'è la possibilità, quando sarà programmata la nuova amministrazione, il primo obiettivo, il primo impegno in questi primi tre mesi sarà solo ed esclusivamente ospedare i Lodi, che nel territorio di Lodi, ma vorrei ricordare a tutti che è l'ospedale della Lodi. Grazie. Dove la donna, il minore, i genitori si possono rivolgere per avere risposte, oggi c'è il vuoto totale. Non ci sono più medici, non ci sono ostetriche, non ci sono infermieri, non ci sono operatori sanitari. In genere c'è oggi una donna che ha bisogno di un qualcosa e non ha i 100 euro in tasca, si può rifugiare dentro le parole. Voglio dire solo 2 cose velocissime. Uno, partiamo dall'analisi dei bisogni e dall'analisi delle realtà di come sono messe le cose, e questo lo dobbiamo fare tutti. Due, i sindaci, che sono la massima autorità sanitaria per ogni comune, la massima autorità sanitaria, devono andare a battere i pugni, ma soprattutto stimolare la popolazione, perché il popolo non conosce niente, il nostro popolo, dica chiunque caglio mala passa, non è possibile andare avanti così. Il popolo deve sapere che nel momento in cui dovesse avere un'emergenza non può vedere di andare a Polistena, a Reggio, a Locra, a Siderno e girare con le ambulanze, perché ovviamente l'elicottero di notte non vola, perché giustamente noi abbiamo l'alba del Polo Nord, no? Quindi da noi è sempre il giorno, di notte mica abbiamo bisogno, ovviamente. Quindi noi dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica ad andare a chiedere con forza i propri diritti. Si va davanti alla direzione generale e si fanno i sit-in, si fanno i casini, si occupa la direzione generale. Non è possibile rimanere in questo schifo. Grazie a dottoressa Poa, io le rifaccio il panizzato, ringrazio tutti gli intervenuti, chi in modo spontaneo, chi al quale si può mostrare questo intervento. Penso che è stato un momento di confronto importante, su un argomento importante che sarà il primo punto dell'agenda politica della nostra, speriamo, futura amministrazione. Penso, Francesco, che ti abbiamo fornito un materiale importante per poter continuare a portare avanti questa battaglia, con la battaglia di civiltà, e affidiamo a te le conclusioni di questo momento di confronto, ma soprattutto affidiamo a te il compito di guidare la Lopide verso una soluzione seria, una soluzione concreta, perché veramente non possiamo fare a meno di un presidio sanitario di qualità, per come richiesto a gran voce da tutti i cittadini del territorio. Grazie. Io credo che questa amministrazione si sia caratterizzata per la buona governance, per la buona prassi politica amministrativa, per i tanti oltre i 100 obiettivi raggiunti, per la trasparenza amministrativa, per la lealtà, per aver tenuto fuori l'andrangheta dal comune con i fatti e non con le parole. E però
piace evidenziare che questa amministrazione targata Giovanni Calabrese si sia caratterizzata per aver mantenuta alta l'attenzione di questo dannoso problema che oramai da anni attanaglia il vostro, il nostro territorio. Quindi Giovanni, grazie a te, a Raffaele Sainato, a tutta la squadra che in questi anni vi ha supportato e vi ha, come dire, incitato in queste battaglie. A te va dato il giusto riconoscimento e credo che i tanti sindaci di questo territorio te lo devono, ribadisco, per aver mantenuto alta l'attenzione di questo dannoso problema. Grazie anche per questa felice intuizione che stasera tu hai immaginato assieme agli altri amici della squadra, che chiaramente saluto singolarmente, per aver voluto immaginare un confronto e per continuare appunto, dottoressa, a mantenere alta l'attenzione in un dibattito. E nessuno, e dico nessuno, può dire che lo fai durante la campagna elettorale, perché questa è una cosa bella, perché tu dal giorno in cui ti sei insediato, Raffaele, dal giorno in cui voi vi siete insediati, tra le prime battaglie che avete sposato, appunto c'era quella e c'è tuttora quella dell'ospedale di Locri. E allora, qui mi avete un po' anche, come dire, avete messo sul banco degli imputati, io non c'entro niente, giuro. Io non ho contribuito e mi sento anche, come dire, felice di non far parte di quella classe dirigente, anche del mio partito e anche della coalizione del centrodestra, che ha disatteso le aspettative di questa e di questa grande comunità della Locride. Mi sento felice di non far parte di quella classe dirigente che è venuta qui e ha utilizzato la comunità di Locri e della Locride nella sua interezza come serbatoio di voti. Mi sento felice di non appartenere a quella classe dirigente, dottoressa Bova, alla quale lei faceva riferimento, espressione di questo territorio, che sulla sanità non è che ci ha solo mangiato, ci ha mangiato, marciato, neanche approfittato e ha creato i danni in cui oggi noi ci ritroviamo. E allora è chiaro che mi assumo anche un po' la responsabilità, se vogliamo, di continuare assieme questo percorso, Giovanni, di attenzione e di rivendicare questo sacrosanto diritto. E allora mi piace, Raffaele Sainato, quando, senza fare nomi e cognomi, attribuisce delle responsabilità, perché non si può non attribuire delle responsabilità, soprattutto a coloro i quali oggi hanno la faccia tosta di ritornare sul vostro territorio dopo le false promesse, le false illusioni e i tanti impegni assunti e le tante annunciazioni, addirittura ad interessarsi della politica locale, a mettere le pedine per i progetti futuri delle elezioni della città metropolitana. Ma io dico no, ma ne avete faccia tosta, o meglio, avete una faccia tosta, ne avete, in gergo si direbbe a Reggio, diciamo, rossuri. Invece mi pare che questi amici del Partito Democratico, Raffaele, hanno proprio una faccia tosta a venire anche a Locri e a tentare, insomma, di stimolare coalizioni, organizzazioni, minestroni, accozzaglie, per fare che cosa? Per tentare così a malapena di contrastare il vostro operato, che è assolutamente stato straordinario. Non lo dice Canizzaro perché è amico vostro, non lo dicono e non lo diranno gli amici che sono qui a sostenervi, ma lo dice la maggioranza degli abitanti di Locride, e se ti fa piacere lo dice la maggioranza dei cittadini dell'intera Locride, e sei apprezzato anche a Reggio Calabria e oltre. Tornando al tema, Giovanni, io non ne voglio fare una ragione politica, perché io so per certo che tanti amici miei di sinistra, con ideali di sinistra, ti voteranno, perché si basano su un'azione politica concreta, dei fatti, sui fatti. E però è inevitabile che io non evidenzi e non ricordo a voi che dovete essere anche un po', se mi permettete, la voce dei cittadini e di coloro i quali forse ancora sono un po' titubanti a chi sostenere a queste elezioni. Che Mario Oliverio aveva promesso di incatenarsi di fronte Palazzo Chigi qualora non venisse revocato l'incarico all'ingegnere Scura,
Palazzo Chigi è lì vicino alla Camera, io ho passato un evento di catene, credetemi, ci sono un sacco di catene, ma Mario Livello non l'ho mai visto lì, non l'ho mai visto, bugiardo, una classe dirigente del Partito Democratico che sulla sanità non è che ha fallito, ha strafallito, disattese, impegni assunti e non mantenuti, hanno posizionato i primari, dottoressa, è un egregio medico. I primari a Reggio Calabria, questo non è un problema di Locri, il problema della sanità è un problema della Regione Calabria. Guardate che a Reggio Calabria non andiamo meglio, e sapete perché non andiamo meglio? Perché grazie alla vostra grave situazione, grazie alla grave situazione dell'ospedale di Polistena, l'utenza arriva tutta a Reggio Calabria e si crea un imbuto, c'è un pronto soccorso nonostante un po' moderno, con delle attrezzature nuove, che è il mercato del popolo di Reggio Calabria, gente che litiga, gente che si spinge, gente che grida lì, che aggredisce i medici, come è successo d'altronde a Locri. A Locri ci sono state le aggressioni, continuano ad esserci, e giustamente che cosa si fa? Si revoca anche lo stato di polizia, quindi la posizione lì della polizia si revoca perché non serve, perché comunque insomma è per alimentare le risse all'interno del presidio. Ecco, questa è la politica oggi messa in campo sull'appunto politica sanitaria regionale di Mario Oliverio e dei consiglieri regionali del Partito Democratico. Guardate che insomma l'ingegnere Scura sotto alcuni aspetti all'inizio del suo mandato, vorrei ricordare, incaricato dal premier Renzi, poi qualcuno mi dovrebbe spiegare un giorno cosa ci azzecca un ingegnere nel sistema sanitario. Stessa cosa è prendere con Annizzaro a fare, insomma, a risolvere le sorti della sanità in Calabria. Cosa ci azzecco io con la sanità? L'ingegnere Scura non ci azzecca completamente nulla. Giovanni, io questa sera mi sento assolutamente di dover assumere un impegno, Raffaele, lo prendo con grande piacere, al di là di chi sarà il ministro, 5 Stelle, Lega, esterno, tecnico, non tecnico, ma io vi chiederò di formalizzare una delegazione che parte da Locri, accompagnata da me, offro io anche la cena a Roma, per andare dal signor ministro e sottoporre certamente una situazione più generalizzata, ma con grande attenzione il presidio dell'ospedale di Locri, che non solo è strategico, che non solo è baricentrico in una dimensione di territorio assolutamente interessata a questa questione. E allora io chiederò, se mai ecco, fosse possibile, un intervento straordinario, perché dove vogliono le cose straordinarie, i decreti straordinari, li fanno, e come se li fanno. Quante scelte ha fatto Mario Oliverio sulla sanità? Qualcuno parlava dei primari. A Reggio, o avevi la tessera del PD o non eri promosso. Vedi, dal direttore generale, tu hai fatto nome e cognomi, io non ho problemi a farlo nemmeno. A tutti i primari, tutti i tesserati, lì del Partito Democratico, gente che si è candidata nelle liste e poi chiaramente non risultando nelle varie liste, nelle varie competizioni elettorali, che cosa fanno? Li prendono e li mettono lì a capo dei vari reparti, delle varie direzioni sanitarie. Io vorrei ricordare anche in questa occasione che Mario Oliverio ha subito una interdizione da parte dell'ANAC, è stato tolto ogni potere di nomina, lo ricordiamo, per aver nominato l'amico Gioffrè, incompatibile, bla bla, ricordiamo tutti. Ecco, questo è il modus operandi di questa giunta regionale, che certamente di sanità si dovrebbe occupare. Però lui cosa fa, essendogli un po' scappata di mano la situazione? Litiga con Scura e attribuisce tutte le responsabilità all'ingegnere Scura. E allora da qualche anno succede questo, che litigano. Lui va dal premier e chiede la revoca di Scura. Della Calabria interessa poco a Roma al Partito Democratico, no, litigate, Scura deve andare avanti. Lui poi minaccia, ribadisco, le catene, queste famose catene, poi insomma queste catene, questo incatenamento non è mai arrivato, e oggi si ritrova ad avere un nuovo governo e spera che questo nuovo governo possa revocare Scura, ma non ha capito che non nomineranno mai lui commissario della sanità, perché è un incapace, lo sa tutto il paese che Mario Oliverio è un incapace. E guardate che io parlo di Mario Oliverio, parlo della giunta regionale, perché vorrei consegnarvi anche dei dati. Il 70% del bilancio regionale, è in voce di bilancio sanitario.
cioè il 70% del bilancio della sanità calabrese è per la questione sanità, dove ci sono tutti gli interessi politici e non. E allora Giovanni, per non farla lunga, perché qui siamo, insomma, abbiamo un po' accolto quelle che sono le istanze, insomma, tante, tante cose che noi conosciamo, che comunque abbiamo anche studiato, noi abbiamo fatto, nonostante il governo non fosse dalla mia parte politica, su sollecitazione di Giovanni dell'amministrazione comunale, siamo riusciti ad andare dal ministro Lorenzin, subito dopo mandò degli ispettori ministeriali. Giovanni, io stasera lo voglio dire, perché nei prossimi giorni le renderemo anche pubbliche. Io mi sono confrontato in queste ore, in questi giorni, col Ministero, con chi ancora è rimasto lì, stanno facendo, nel mentre che preparano gli scatoloni per andare via, ed era anche ora, e ci hanno comunicato che le relazioni, consentitemi questo termine, del presidio ospedaliero di Lopi è pessima, e che comunque la Regione... No, dottoressa, questo è un dato che va assolutamente evidenziato e noi dobbiamo dirlo ai cittadini. E non potrebbe non essere che così. No, il dato è in alto, che questa relazione è stata comunque comunicata alla Regione Calabria. L'hanno insabbiata, ditelo ai cittadini di Locri, ditelo ancora a chi comunque ha forse il dubbio se votare calabrese o votare chi comunque si sta presentando come alternativa. Spiegatelo. Che hanno avuto questo barbaro. Lo faremo, dottore. Lo faremo. Dobbiamo averla. Che una cosa è dire e una cosa è poi vedere. Lo faremo. Non dico bugie. Lo verificheremo nei prossimi giorni. E allora è pessima. Si vergognano loro stessi addirittura di metterla a disposizione dell'opinione pubblica o comunque anche dei sindaci che hanno sempre comunque battagliato per questa problematica. Io in campagna elettorale come avversaria del Partito Democratico hanno candidato la dottoressa Tripodi, già sindaco di Rosano, oggi incaricata dal Partito Democratico all'ASPI di Reggio Calabria. In una trasmissione televisiva, Raffaele, che lei si cimentava minimamente anche in maniera, devo dire, un po' timida a parlare di sanità. Io l'ho bloccata subito, io ho detto no, io sono verso educati, però tutto puoi fare tranne parlare di sanità, perché tu rappresenti il partito che della sanità ne ha fatto praticamente il fallimento. Tra le altre cose, sei un'incaricata all'ASPI di Reggio Calabria, dove se la finite di pagare le fatture due volte, forse riusciamo a risanare il debito pubblico. Se la finite di nominare i direttori che si autoliquidano fior di quattrini per obiettivi raggiunti, e qualcuno poi dovrebbe spiegare quali obiettivi, e qualcuno lo ricordava poc'anzi, hanno raggiunto, forse cominciamo ad intravedere un percorso magari anche virtuoso per questo dannato problema. Guardate, se la cosa vi può incoraggiare, so che non vi incoraggerà, però è un problema che accomuna tutta la Calabria, in modo particolare la provincia di Reggio Calabria. Le condizioni dell'ospedale di Polistena sono veramente pessime, Giovanni, c'è una situazione drammatica. A me mi chiamano sindaci, cittadini, amministratori locali per raccontarvi delle cose che non vi dico, per una questione veramente di rispetto nei confronti anche degli ammalati, oltre che degli operatori medici e sanitari, ai quali va assolutamente il ringraziamento e anche lo stimolo di continuare ad andare avanti, perché le cose non possono non cambiare, e l'impegno nostro, Giovanni, è questo. L'ospedale di Reggio certamente è più attrezzato, più grande, più capiente, ha strutture più moderne, ha una capacità anche di risorse umane più ampie, quindi insomma un po' si difende, ma vi posso assicurare che in proporzione anche il presidio ospedaliero Regino è in pessime condizioni. Perché in pessime? Perché in pessime mani? Allora mi avvio a concludere, Giovanni, perché il confronto, gli attacchi, le responsabilità Raffaele vanno attribuite, e mi pare che i cittadini di Locri questa cosa la sanno, continueremo a dirla, voi lo avete fatto in questi anni. Merito a voi averlo fatto senza guardare il colore politico, e chiunque ha governato e chiunque ha fallito su questo tema lo avete sempre messo veramente lì sul banco dei deputati. Vorrei ricordare una delle manifestazioni più interessanti della Calabria, Gianni, che tu capitanasti assieme ai tanti sindaci. Io ero l'unico consigliere regionale presente d'opposizione, ce ne fosse stato uno di maggioranza per venire lì a prendersi anche qualche fischio. Non ci fanno. Sì, non eletta, esterna, lasciamo, stendiamo un velo pietoso sull'accaduto.
ero dalla tua parte, lo sai, quindi insomma. Detto questo, noi dobbiamo comunque, Giovanni, essere anche seri, perché attaccare poi sotto campagna elettorale può anche apparire un po' scontato, può sembrare anche un'ovvietà. Allora io mi sento assolutamente stasera, Giovanni, in maniera forse anche un po', ecco, amicale, affettuosa, visto il legame personale che ci lega Raffaele con tutti gli altri amici, ma anche, permetti di dire, con la comunità di Locri. Diceva Gianfranco prima, mentre venivamo, stiamo venendo più a Locri anziché nel mio paese d'origine, che manco da diversi mesi. Io vivo a Reggio, però ci vengo sempre con grande piacere, perché a Locri ormai mi sono legato e spero che questo rapporto possa essere sempre di più consolidato, ma non sull'affetto, sull'amicizia, che sono convinto per i valori che ci legano sarà sempre diventata e consolidata. Ma posso essere, ecco, sereno nel venire a Locri, perché forse qualcosa di buono abbiamo fatto non solo per Locri, ma anche per questo territorio straordinario. È inutile dirvi le iniziative che abbiamo in mente con Giovanni, con Raffaele, con tutti gli altri della squadra, ecco, per fare, cercare di fare, chiedere e rivendicare a livello nazionale. Saranno tante, mi auguro che ve le possiamo comunicare nel momento in cui intraprenderemo, caro Peppe Fontana, queste iniziative. Però qui stasera, per concludere, io un impegno, Giovanni, lo voglio prendere. Facciamogli fare il governo a questo professore Conte, che pare pure anche simpatico. Mi chiamavano oggi dalla segreteria nazionale del mio partito, che lo hanno incontrato, ma anche incontrato il presidente, dice che è anche simpatico, molto disponibile ad accogliere quelle che sono un po' anche le istanze dei territori. Ma a prescindere da lui, è chiaro che nel momento in cui noi avremo un ministro alla sanità, noi andremo, Giovanni, andremo, e su questo è un impegno pubblico che assumo, mi sento di poterlo assumere, dove chiederemo un intervento straordinario. E dove andremo a comunicare, dottoressa Bova, che scuravo. E quindi è chiaro che come primo atto chiederemo assolutamente, mi sembra un'ovvietà perché lo diciamo tutti, lo dico anche io, però insomma mi pare che è la prima cosa che dobbiamo rivendicare, la revoca di scura e certamente anche, ecco, di stare attenti a chi conferiscono l'incarico, perché non vorrei che poi in un gioco di potere, insomma, politico, pensano minimamente di conferire un incarico del commissionamento a Mario Oliverio, quindi al Partito Democratico, ai consiglieri che tu citavi, cioè significherebbe la morte della sanità in Calabria. Io credo che ancora una speranza noi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo perché ci sono uomini e donne, come anche coloro i quali hanno preso la parola, gli operatori sanitari, che quotidianamente io ho anche amici, anche parenti che operano all'interno delle strutture e so con quale abnegazione, impegno, sacrificio operano. Ci sono infermieri che, Giovanni, acquistano a titolo personale gli attrezzi necessari per poter operare all'interno dei primari. Questa è una cosa fantastica, io non ci credevo. L'altra sera mi è capitato di toccare con mano questa cosa. A Reggio ci sono ragazzi, infermieri, che hanno voglia di lavorare e hanno voglia di tenersi veramente il posto di lavoro, e quindi magari anche mettendoci le mani in tasca acquistano le cose che in maniera molto, diciamo, ovvia dovrebbe fornire lo stesso ospedale. E allora, Giovanni, questo impegno io, e concludo veramente, me la sento tutta di prenderlo stasera. Permettimi di chiedere ai nostri amici e ai nostri sostenitori di diffondere il più possibile, di diffondere, Raffaele, perché tu hai calzato bene la questione sul piano politico, che tu dici la buttiamo sempre in politica, è la politica che governa i processi, piaccia o non piaccia, di spiegare a tutti coloro i quali pensano, perché forse Giovanni Calabrese un giorno ha dimenticato di offrire un caffè perché distratto, magari si è dimenticato di cambiare una lampadina, o perché distratto e impegnato magari ha dimenticato di salutare qualcuno, credo che non l'abbia mai fatto, ma semmai questo fosse accaduto e quindi ha suscitato un po' di gelosia piuttosto che di, come dire, di distacco nei confronti di qualcuno, e quindi qualcuno sta tentando di trovare il pretesto per non votare Calabrese, ecco, fategli capire che non vi è soluzione per la vostra Locride migliore se non quella di Giovanni Calabrese e di una squadra affiatata, unita, compatta, che veramente ha a cuore le sorti di questa comunità, che non c'entra nulla una componente, un'aggregazione, un minestrone che si aggrega per interessi personali perché pensano che diventando amministratore di Locri poi ne possono anche trarre del beneficio. No, qui a Locri è partito un laboratorio politico, un laboratorio politico che ha una buona prassi, che ha una buona amministrazione, che ha raggiunto dei grandi obiettivi e che si proietta e si candida a guidare anche un modus, un modello, Giovanni, per la Locri e per l'intera provincia, perché ci sono tutte le condizioni. Quindi spieghiamolo ai cittadini, dottoressa,
che non vi è soluzione alcuna, che non vi è alternativa alcuna se non quella del simbolo di tutti per Locri, se non quella di Giovanni Calabrese sindaco, se non quella di Raffaele Sainato sempre in trincea, se non quella di tutte le amiche e di tutti gli amici. E poi fammi concludere dicendo che è bello, veramente bello, e continua ad essere bello immaginare questa squadra che ha governato per 5 anni sulla continuità, abbracciando e accogliendo a braccia aperte le nuove linfe e le nuove energie di questa comunità, che proietta una Locri non alla quotidianità, non alla soluzione della buca piuttosto che della lampadina, ma che proietta una Locri in un panorama, perché no, non solo a dimensione regionale ma anche nazionale, perché alcune opere sono state prese anche ad esempio a livello nazionale, ed è successo a Reggio Calabria. Concludo veramente, perché voi sappiatelo, per chi ancora non lo sapesse, avete una struttura come quella della scuola che è stata presa ad esempio nazionale una volta realizzata da questa amministrazione. Io ne sono stato fiero in quella occasione pubblica, Giovanni credo ancora di più quando gliel'ho comunicato, voi dovreste essere ancora di più di me, di Giovanni e di chi comunque oggi amministra questa comunità e che continuerà a farlo per i prossimi 5 anni, caro Raffaele, e Locri sarà anche al centro di un'assoluta riorganizzazione politica regionale e di una città metropolitana che oggi solamente, praticamente, ne ha solamente il nome. Locri c'è, vinceremo il 10 di giugno, io non ho alcun dubbio, vinceremo, perché ribadisco, sarete centrali assieme a noi, e quando dico noi è una grande squadra che si candiderà a guidare il governo regionale, la città metropolitana e tutti i processi virtuosi che devono e dovranno necessariamente immaginare percorsi virtuosi per Locri, per l'intera Locri e per l'intera provincia. Grazie.